Silene, una pianta da conoscere. Da maggio fino a settembre, nei nostri campi, prati e lungo le nostre strade, compaiono i fiori di Silene vulgaris, o italica, chiamati anche fiori della luna. Sono molto particolari, perché sembrano dei calici rosa, con alla sommità, dei fiori bianchi. La Silene, appartiene alla famiglia delle cariofillacee. Ed è una pianta erbacea, spontanea perenne e commestibile, molto buona. Non tutti la chiamano Silene. È anche chiamata strigoli, sonaglini, o carletti. Soprattutto in ambito locale. È molto diffusa in Italia, ma anche in Spagna e Portogallo. La storia racconta che il nome Silene ha origine dalla mitologia greca. La forma del fiore richiama il ventre rigonfio di Silenus. Essere semidivino, per metà uomo e metà cavallo, compagno del dio Dionisio. Non è una pianta inserita nell'elenco delle piante officinali. Pertanto, non vi sono studi approfonditi. In ogni caso, è nota fin dall'antichità per le sue proprietà depurative. Fornisce buon apporto di vitamina C, sali minerali, acidi grassi essenziali e saponine. Ha proprietà diuretiche. Favorisce il transito intestinale, concorrendo al benessere dell'intestino. Può essere utilizzata per alleviare i disturbi agli occhi. Ha proprietà emollienti. Ed è pertanto utilizzata nella preparazione di cosmetici. Dai saponi alle creme. Si utilizzano i germogli, tagliati a una lunghezza di circa 5 cm. E le foglie. Il sapore è delicato, leggermente amarognolo. Può essere consumata cruda nelle insalate. Ma la maggior parte delle ricette la utilizza appena scottata in padella o bollita per preparare frittate, torte salate, ma anche minestre e risotti. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale.